Non si sente un eroe e soprattutto non vuole che siano diffuse le sue generalità, ma colpisce la generosità e il coraggio di questa donna, operatrice sociosanitaria nella casa di riposo di Noventa a Padovana, che ha risposto sì alla richiesta fatta dalla direzione. Nessun anziano ospite contagiato qui, ma la consapevolezza che molte residenze sanitarie sono in affanno e che l'arma vincente può essere solo una, la solidarietà. Ho contattato il sindaco di Monselice per chiedere se avrebbero ritenuto utile un supporto in termini di personale da parte nostra. Chiaramente la risposta è stata positiva e dopo aver un attimo analizzato assieme quali sono i dispositivi di protezione individuale che vengono utilizzati nella struttura, abbiamo sostanzialmente fatto una richiesta a tutto il nostro personale su base volontaria. Chi era disponibile eventualmente a un distacco presso la struttura di Monselice. I presidi per lavorare in sicurezza ci sono a Monselice, garantisce Cacciatori, che nella struttura ha fisso in bacheca l'avviso, ricevendo subito una risposta. Tra i nostri collaboratori, una persona si è resa disponibile ad andare a Monselice a supportare i suoi colleghi di un'altra struttura che stanno facendo turni massacranti ed è un eroe. Secondo me è un eroe perché sta dando l'esempio. Burocrazia eseguita a tempo di record, a breve l'operatrice prenderà servizio nella casa di riposo. La parte burocratica è già stata svolta alla velocità maggiore possibile, quindi sono già stati firmati tutti gli accordi per il distacco. Privarci di un operatore in questo momento non è facile. Lo facciamo, tutti quelli che restano in struttura, gli operatori, dovranno fare un piccolo sforzo in più, ma credo che lo faranno più che volentieri. Sono orgoglioso di rappresentare un team di collaboratori che lavora con passione e generosità tutti i giorni, soprattutto in questo momento di emergenza. Solidarietà, rete e collaborazione, uno strumento prezioso per le case di riposo. Le strutture sono in grado di far fronte all'emergenza, soprattutto se fanno rete, cioè in maniera generosa e solidale, le strutture che non hanno casi di contagio devono cercare di supportare quelle più in difficoltà. Fare rete in maniera generosa e solidale è la cosa più importante.